Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino accanto all'orto del convento dei frati minori cappuccini, perché qui oggi vogliamo raccontarvi un po' dei confratelli di Padre Pio, sia lo stato d'animo di Padre Benedetto, il provinciale, di questo giovane frate cappuccino che era nel 1915 ancora a Pietrelcina e non riuscivano a, in certo qual senso, riportarlo in convento, perché c'era questa strana malattia che lo costringeva a stare a casa, in famiglia, a Pietrelcina. E l'altro frate era padre Agostino da San Marco in Lamis. Quali erano i sentimenti dei loro confratelli? Beh, questo giovane frate era stranamente ancora a casa, non viveva la fraternità nei suoi conventi, il suo iter scolastico di studi era stato un po' vissuto un po' nei conventi, un po' a casa. Ecco, qual era il sentimento anche di coloro che gli stavano accanto, come ad esempio padre Benedetto e padre Agostino? Vogliamo raccontarvi attraverso le parole di padre Agostino quello che lui pensava e che da fratello e da compagno gli ha detto e scritto. Il 20 dicembre del 1915 gli scrive: puoi comprendere, caro Frappio, quanto grata mi sia riuscita la tua cartolina, per cui so che Gesù ci ha fatto la grazia. Sì, sia benedetto il nostro buon Dio, ma figliuolo mio in Gesù Cristo, io debbo esprimerti il mio pensiero. Non so se Gesù ti abbia rivelato quanto il mio cuore soffra per te, non per tua colpa, ma per il caso della tua permanenza indefinita in famiglia. Non so se Gesù ti abbia detto quante me ne tocca sentire per questo fatto e quante e quali lotte abbia a sostenere. Il provinciale vuole sempre ed assolutamente che tu ritorni in convento. Io per me non oso condannare la sua opinione, sebbene la mia sia contraria alla sua. Io ed alcuni altri crediamo che il caso tuo sia volontà del Signore, mentre in tutta la provincia, quindi fa riferimento anche ad altri frasi, chi dice che sia un inganno diabolico, chi è effetto della tua affezione al suolo natio. Io certo non credo a tutto questo, ma come debbo fare? Debbo fare io per far credere tutto il contrario? Lo so che non si deve stare a ciò che dicono gli uomini, ma Dio mio, Gesù non ti ha concesso tante grazie? Perché quest'altra no? Non è che per questa a sua gloria e nostra salvezza? Dunque, figlio mio carissimo, io credo che tu, la grazia che Gesù ci ha concesso ultimamente, liberandoti dall'ultima prova, non sia completa. La grazia sarà completa quando Egli ti ripermetterà di ritornare tra noi. Noi dunque dobbiamo pregarlo per questo fine, dobbiamo importunarlo, non dobbiamo stancarci fino ad aver ottenuto quest'ultima grazia, la quale deve precedere quella del Santo Paradiso. Dimmi, ce la farà il Signore questa grazia? Tu mi dicevi che il tuo cuore la desidera ardentemente. Lo senti nel profondo dello spirito e sei certo che Dio ci esaudirà. Ma quando? Dimmi qualcosa. Queste le parole e i sentimenti di padre Agostino, che come fratello, come compagno, come amico di padre Pio, gli dice spassionatamente quello che pensa per amor suo, per amore della fraternità.